Il centro-est è una realtà ricchissima di esperienze, ci sono tantissime organizzazioni del terzo settore che veramente fanno tante iniziative anche di coinvolgimento della popolazione. Sono stato in diverse città, ho cercato di andare proprio in luoghi dove c'erano figure come Rossella per sostenere l'idea di comunità. Si discute dei problemi, si cerca di individuare qual è la soluzione migliore e poi chi ha il compito per un periodo di tempo della sua vita di rappresentare gli altri nei luoghi dove poi si devono prendere decisioni si fa carico di quella discussione, di quelle decisioni. La cosa importante sarebbe, secondo me, offrire ai migranti senza permesso di soggiorno la possibilità di avere un medico di base, perché il medico di base ti impedisce di accollare il pronto soccorso. Ci sarà un superamento della Bossi-Fini, dobbiamo trascinarcela ancora. Se noi non forniamo cultura e salute alle persone che arrivano nella nostra società, comunque ci siano arrivate, noi costruiremo una società che sarà più pericolosa, più insicura, dove poi ognuno di noi tenterà di chiudersi e di vedere l'altro non come qualcuno da accogliere con cui costruire una società più moderna, ma come un nemico. Insomma, così finisce evidentemente una legge che deve essere cancellata. L'economia serve per le persone, non sono le persone che servono per l'economia. L'idea di alzare un muro e di tenere gli altri al di là o al di dentro, a seconda di che tipo di muro si vuole alzare, è certamente un'idea sbagliata. Noi siamo da sempre dalla parte di chi non si stanca di lavorare per una società includente. Io credo che il municipio, una delle funzioni principali, è fare comunità. Noi abbiamo tantissimo, e anche gli altri ambulatori, il problema dei farmaci. Ce la facciamo ad avere, non so, il vermifugo, perché non esiste come campione gratuito. Certo. Dovrebbe esserci la figura del medico prescrittore, che però non c'è. La persona senza fissa dimora, il migrante, dovrebbe poter avere accesso al medico di famiglia. L'approccio alla salute non può essere quanti ospedali costruisco e quante TAC compro, ma anche quanto faccio su tutta un'altra serie di settori, a cominciare dalla prevenzione, dagli stili di vita, dall'inclusione, dal senso di comunità. Sono tante le cose che devono essere fatte, altrimenti arriveremo al modello degli Stati Uniti, dove hanno il più alto numero come percentuale di amputazioni per persone che ha il diabete. Non lo curano prima perché costa, però poi quanto costa poi la persona amputata? E lì però la politica ha un ruolo importantissimo, deve smettere di pensare che l'obiettivo di chi è eletto in quel momento è tagliare il nastro di qualcosa dopo 6 mesi, deve pensare che l'obiettivo è come rendo una società sostenibile e migliore tra 10 anni.